Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio dedicare questo video ad un argomento che mi sta molto a cuore e che interessa tanti in realtà, di cui si sente molto parlare in giro. Un argomento che è un po' il sacro graal, nel senso che tutti lo cercano, ma tranne pochi eletti, tutti noi non sappiamo dove sia, come si raggiunga e che fattezze abbia. Sto parlando della mission di vita, lo scopo per il quale sei venuto al mondo. Io ho identificato cinque elementi, cinque punti per riconoscere se la strada che hai imbroccato tanto tempo fa o quella che stai per imbroccare adesso è la tua strada maestra, è il tuo scopo di vita ed è la tua mission. Il primo punto è che da bambino lo facevi già. L'anima, per chi ci crede, sceglie prima di venire al mondo il percorso di vita nel quale si esprimerà. Nel quale esprimerà le proprie doti e i propri talenti. Quindi quella che è la tua mission, quella che è la dote, il talento che sei venuto ad incarnare farà già parte di te al tuo arrivo sulla Terra e quindi si manifesterà con una certa naturalezza fin dai primi anni di vita, in una maniera talmente naturale che ti sarà venuta facile come respirare, mangiare, dormire, perché è una cosa che fa parte di te, che si è incarnata con te. Il secondo punto è la grande passione e il grande senso di soddisfazione a pagamento che provi quando fai questa cosa. Tutto quello che ti appare come un po' dovuto, un po' pesante, un po' forzato, tutto quello che devi farti coraggio per iniziare a farlo, è molto probabile che non faccia parte della tua mission di vita e che sia qualcosa scelto razionalmente, quindi dall'ego, dalla vanità, ma che non ti appartenga in maniera viscerale e in cui tu non ti riconosca. Il terzo punto invece è il fattore tempo. Quando stai facendo questa cosa non ti accorgi del tempo che passa. Se ci fai caso, quando respiriamo, non respiriamo dalla mattina alla sera. Noi respiriamo sempre per rimanere in vita, è una cosa che fa parte di noi e non stiamo certo a contare il tempo che trascorriamo respirando. Perché è una cosa che è connaturata in noi, connaturata alla vita stessa. Quindi lo scopo di vita, la mission, quell'attitudine che tu sei venuto ad esprimere sarà qualcosa che non ti fa, qualcosa di inquantificabile, qualcosa che tu faresti sempre, qualcosa che non ti pesa mai e comunque fondamentalmente se la fai per ore non ti rendi conto di quanto tempo hai dedicato, non ti sei accorto del tempo che è passato. Se ti succede con qualcosa, annotala perché è molto probabile che rientri nel tuo scopo di vita, nel tuo piano divino quindi. Il quarto punto è il brainstorming. Quando non sai più chi sei e quello che vuoi fare, ma ti trovi a un bivio e senti il bisogno di scegliere, di decidere, di cambiare, allora puoi chiedere agli altri, puoi chiedere a 10 persone che ti conoscano un minimo. Non è necessario che tu vada a rispolverare i compagni di scuola del liceo o i cugini con i quali hai trascorso l'infanzia. Se sei fuori da casa tua, se sei lontano dal tuo luogo d'origine, se sei fuori per studiare o per lavorare, basta che tu chieda a 10 persone che ti conoscono un minimo cosa vedono in te, cosa ti vedono bene a fare e cosa non ti chiederebbero mai. Questo accade perché quando noi ci dimentichiamo di noi stessi, per tutta una serie di costrizioni che comunque iniziano già nell'età scolare, gli altri vedono benissimo fuori dall'esterno quello che noi non vediamo più. Il quinto punto invece riguarda il feedback esterno. Contrariamente a quello che si sente dire in giro, quando una strada è irta di ostacoli non è quella giusta, è esattamente la strada sbagliata e ogni volta che incontriamo un ostacolo e delle difficoltà, quindi proprio una pesantezza a procedere, è esattamente l'universo e la vita stessa che ci sta dicendo che stiamo andando ad occupare il posto di qualcun altro e stiamo percorrendo una strada che non è la nostra. Quindi quando un'iniziativa non è benedetta dalla sorte e quando diventa fonte di ostacoli continui, sarebbe proprio il caso di fermarsi e di fare un passo indietro e chiedersi se non sia proprio il caso di cambiare strada.
Se questo video vi è piaciuto, mettete un like o iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguitemi sulla pagina Facebook ed Instagram di Stars and the City. Grazie mille.